legame che Foggia Procida è dovuto alla presenza di Sant'Alfonso dei Liguori, il quale, tornando a Napoli, portò il culto della Madonna dei Sette Veli. Esistono dei fili dorati, ricamati ed intrecciati, che legano la città di Foggia a quella di Procida, capitale italiana della cultura. E la tradizione legata al culto della Madonna dei Sette Veli a Foggia è ricordata come icona vetere patrona della città, che veniva e viene ricordata dai fedeli foggiani con la creazione di composite icone chiamate nel linguaggio popolare quadrilli. Nelle scorse ore, presso la Sala Rosa del Vento della Fondazione Monti Uniti, è stata inaugurata la mostra Quadrilli di Donne, Quadri di Madonne, organizzata dalla Fondazione in collaborazione con il Comune di Procida, che racconta del culto che ha valicato gli Appennini, passando dall'Adriatico al Tirreno. E qui ci troviamo invece a Procida, dove le donne, la maggior parte, vivono da sole perché la maggior parte degli uomini sono imbarcati. Quindi la Madonna dei Sette Veli diventava un riferimento religioso, ma anche una sorta di auspicio per cui veniva interpellata per sapere quando i mariti tornavano. Questa, diciamo, tradizione poi si è tradotta nella produzione appunto di questi piccoli quadrilli, che sono quadri piccoli che riproducono il Sacro Tavolo. Che dire, Foggia oggi ci avrà questa mostra fino al 30 giugno. La stessa mostra si trasferirà a Procida nella Cappella di Santa Maria alle Centane. Procida quest'anno è città capitale italiana della cultura, quindi siamo come fondazione, ma penso come tutta la città di Foggia, siamo contenti e orgogliosi che possiamo, diciamo, rafforzare questo legame attraverso il culto della Madonna dei Sette Veli con un'isola che è una città stupenda.